è uno degli elementi sui quali Hegel più insiste quando parla del mare, del Mediterraneo, è l'elemento del coraggio, che in un noto corso sulle lezioni sulla storia della filosofia definirà il fondamento stesso del filosofare. Filosofia è coraggio della verità, ma è il mare che sviluppa l'elemento del coraggio, perché l'uomo talassico deve necessariamente essere astuto, deve confrontarsi con un elemento strutturalmente periglioso che, a differenza della terra, non permette di adagiarsi e di godere pacificamente dei frutti. L'uomo talassico in un equilibrio perennemente periglitante e instabile, che non gli permette mai di godere pacificamente. Ed è qui che Hegel inserisce, incastona due considerazioni molto belle sulla valenza del mare come elemento del coraggio e sull'importanza della navigazione come elemento del coraggio e dell'astuzia umana. Scrive sempre nelle lezioni sulla filosofia della storia: la nave, questo cigno del mare, che con agili e rotondi movimenti solca il piano delle onde o vi traccia cerchi, è uno strumento la cui invenzione fa il più grande onore tanto all'arditezza quanto all'intelligenza dell'uomo. L'intelligenza e l'arditezza, l'astuzia e il coraggio. Chiaramente l'immaginario di Hegel è qui pervaso dalla grecità, quella grecità presso la quale, dicono le lezioni sulla filosofia della storia, ci sentiamo pienamente a casa. Presso i greci ci sentiamo pienamente a casa, ed è presso i greci che troviamo valorizzato l'elemento del coraggio marittimo. Perché così dice, stavo per dire scrive, ma sono le lezioni che Hegel pronuncia e che vengono trascritte per appunti dai suoi studenti. Dice lo Hegel a proposito del coraggio: il mare desta coraggio, quelli che lo solcano per acquistare vita e ricchezza debbono essere coraggiosi. In effetti chi vive sul mare coglie meglio il senso dell'illimitato e del limite, della perigliosità dell'esistenza, è costretto continuamente a misurarsi con questa definizione dell'esistenza come equilibrio instabile. Ed è per questo forse che le arti navali e nautiche sono gli ultimi ritrovati, dirà Giambattista Vico, anzi aveva detto prima di Hegel Giambattista Vico, ma dirà dopo i greci, dopo la scoperta messa a tema in forma compiuta pur sulla base di altre civiltà dai greci. È proprio l'arte che viene per ultima rispetto alle altre, perché implica, dirà Vico nella Scienza Nuova, un affinarsi dell'intelletto e della mente. Per questo dice Vico che Nettuno è l'ultima delle maggiori divinità. E scrive: la ragion filosofica è che l'arte navale e nautica sono gli ultimi ritrovati delle nazioni, perché vi bisognò fior d'ingegno per ritrovarle. La navigazione diventa, da un certo punto di vista, l'apice della civiltà umana.